Una vittima che dava fastidio in politica, due uomini, nonno e nipote, processati e assolti, un assassino ancora tutto da scoprire. Stiamo parlando dell'omicidio di Peppino Basile e lo facciamo insieme al vicepresidente nazionale di Avviso Pubblico, Michele Abbaticchio. Buonasera e benvenuto. Grazie, buonasera a voi. Abbiamo sentito dalla voce dei protagonisti quali erano i rapporti tra Icolitti e Basile. Buoni, dicono. Eppure nel novembre del 2009 nonno e nipote finiscono in carcere. Tutto scioccato, che cosa è successo? Abbiamo sentito suonare il campanello, ho detto a mia moglie, Tetta, il campanello stanno suonando, non è che tua figlia che sente male, ha detto sì, no? È venuta a avvertire le cose, no? Ha detto alzati e vedi chi è. Io mi sono alzato, ho tirato giù la serranda e ho guardato, ho detto Tetta, a qua tutto chiedo i carabinieri e ci vuole, e ci sa io ci vuole. Apri, ci hanno rattate come le più grandi bestie. 50-60 carabinieri, tutti lì, incapucciati, scapucciati, c'erano tutti i colori. Anzi, non mi davano tempo neanche a mettermi i pantaloni, mi volevano portare in mutande. Poi dove c'erano le chiavi, dove c'è le armi? Dove sono le armi? E io non mi ricordavo più perché stavo tutto un colpo così, no? Non sapevo dove avevo messo più le chiavi. Tetta, dove sono le chiavi? Nudi, a mezzo casa, chi li spingeva di qua, chi li spingeva di là. Poi abbiamo trovato le chiavi, si hanno bracciato le armi e se le hanno portate, i fucili che avevo io di caccia. Mi hanno fatto vestire e poi mi hanno portato via. Già dalla mattina appena sono venuto a prendermi da casa gli ho detto agli inquirenti che stavano sbagliando tutto e che... E loro pure per strada mentre mi portavano a Bari mi dicevano che se non so chi è stato, ma almeno che secondo la loro idea io avessi visto qualcosa. E io ribadivo sempre che non era vero, che non avevo visto nessuno, non avrei mai rischiato, no? Per nessuno, avrei detto la verità. E sempre ripetevo che sono innocente, no? Che non sapevo niente. E poi quando poi mi hanno dato una risposta dicendomi che alla fine loro sanno che io ero innocente, però se non sapevo chi fosse stato avevo preso io 30 anni per qualcun altro, perché loro dopo 4 anni alla fine dovevano chiudere. Questo è stato sempre il clima di ogni interrogatorio, pure dall'inizio: tu sai devi parlare. E giornali, televisioni, il bambino sa, devono parlare. Io avevo la paura di uscire da casa se i veri assassini credevano che io avevo visto e mi avrebbero fatto del male. Quindi c'è stata sempre questa paura. Dura l'esperienza del carcere per Vittorio Colitti e per suo nipote. Sempre piangendo. Tutti i carcerieri me lo dicevano, mi chiamavano per nome, Vittorio, non piangere, perché mi metti in disagio anche noi, non ti preoccupare, noi lo sappiamo che voi siete tutti innocenti, non vi preoccupate, fra poco vedrai che andate a casa, i carcerieri lo dicevano, sì. E alla fine a casa ci sono andati, prima il nipote e poi il nonno, la fine di un incubo. Come sono stati questi 7 anni per te? Io avevo 17 anni. Cioè, a 17 anni un ragazzo dovrebbe pensare a giocare, andare a scuola, non girare tribunali e carceri per una cosa fatta ingiustamente. Ho dovuto
potuto fare anche l'esperienza del carcere? 10 mesi. Arrivare là come un bacioso, come un omicida. Quando poi io sono stato sempre uno che ho lavorato, anche la domenica che non andavo a scuola, andavo a farmi la giornata alle bar di paese, tutto. Mai preso una multa, mai preso una denuncia, mai niente. Da un giorno all'altro vedermi così mi è caduto il mondo sopra. Assolve Vittorio Domenici, 3 anni di cui è dato il tappo e il delle sue nuove manifestazioni per non aver commesso il crimine. Alla fine però il processo ti ha dato ragione, ti ha dato giustizia, a te prima ancora che al nonno. Sì, ma i miei anni, i migliori anni della vita mia, che me ne ridai indietro? Nessuno me ne può dare indietro più. Adesso com'è la tua vita? Adesso, sempre, pure dopo un mese che sono uscito, io sono andato a lavorare in un bar di paese, nelle nostre marine, sempre a testa alta, non mi interessava che diceva la gente, ero sicuro che non avevo fatto niente. Ho continuato a lavorare nel bar e continuo ancora a lavorare, a uscire con gli amici e tutto. Ringrazio pure il paese che mi è stato tutti vicini, tanto fiaccolate, cortei e tutto il resto. Senti che qualcuno ancora oggi ti guarda con sospetto? No, io non vedo nessuno, anzi tutti mi dicono dove ho preso il coraggio di andare avanti, dove non so che dirti. Da dove ho preso la forza per andare avanti. Quando hai saputo della soluzione del nonno? Eri certo, naturalmente. Sì, ero certo. Ma ero certo pure che sarebbe andata la mia bene a soluzione, perché alla fine la verità sarebbe uscita. Fa impressione vedere un ragazzo alto e grosso singhiozzare, così come fa impressione pensare al nonno che ha trascorso molti giorni a piangere, come ci ha raccontato. Lei all'inizio ha creduto alla pista della lite tra vicini? Da osservatore esterno, conoscendo quello che politicamente stava facendo la vittima, ovviamente anche per un addetto ai lavori è più propenso a pensare a qualcos'altro, però chiaramente da osservatore esterno si rimane in attesa, si resta in attesa delle indagini, si resta in attesa di verificare quello che sta accadendo. Però, diciamo, chiaramente sono molto influenzato dal fatto di vivere nella pubblica amministrazione e pertanto ho subito pensato ad altro, però, ripeto, da osservatore esterno in modo superficiale. Già, perché poi grazie a Dio le segnalazioni ad avviso pubblico di minacce agli amministratori non mancano. Sì, avviso pubblico ha addirittura pensato poi negli ultimi anni a creare un rapporto degli amministratori sotto tiro che tenga sotto controllo e ha anche come punto di osservazione quello che accade agli amministratori pubblici locali. Chiaramente con grande difficoltà, perché a volte ci sono episodi strumentalmente creati per farsi pubblicità, altre volte abbiamo amministratori che addirittura risultano collusi e pertanto sono oggetto di reazione proprio per atti omissivi da parte loro diciamo in relazione a una certa logica criminale. Però nella stragrande maggioranza dei casi gli amministratori locali sono oggetto di segnali, di indicazioni di questo tipo dalla criminalità organizzata e non, perché semplicemente cercano di attuare un ordine precostituito secondo le forme previste dalla legge. E solo di recente si è interessata una commissione parlamentare e di Senato ad hoc che sta studiando un disegno di legge appositamente elaborato per arginare questa tipologia di fenomeno che ha visto la Puglia l'anno scorso prima in Italia addirittura. Primato non certo invidiabile. E ora vediamo se hanno parlato davvero tutti in questa storia. Probabilmente
probabilmente qualcuno ha visto, ma nessuno ha detto nulla. E su questo muro d'omertà, che secondo me va ancora spinta la riflessione, un intero paese che quando apprende la notizia dell'omicidio di Peppino pensa quel rompicoglioni qualcuno l'ha ucciso perché ha dato fastidio, è il pensiero che hanno fatto tutti, però tutti si chiudono in un muro di silenzio. L'unico che ha rotto il muro di silenzio, Don Stefano Rocca, che semplicemente invitava a rompere l'omertà nelle omelie, in chiesa, ogni domenica, ogni giorno, quotidianamente andava a trovare i vicini, le persone, il paese, parlava, parlate, collaborate. A un certo punto che cosa succede? Un giovane uomo, adulto, maggiorenne, confessa di aver avuto dei rapporti omosessuali consenzienti con il prete, quando però erano entrambi adulti e maggiorenni, e per questo il prete viene allontanato e finisce l'invocazione di rompere il muro d'omertà. Omertà, se ne è parlato spesso nel corso delle indagini. E a noi non ci è andato bene questo vestito che ci era stato cucito addosso, del paese omertoso, del paese di provincia, del paese del sud. Non riteniamo che Ugento sia un paese che stia proprio a questi livelli. Anche perché risulta agli atti delle indagini che poi in realtà testimonianze ne sono state raccolte. Nelle prime ore sicuramente, anche questo è visibile dagli articoli, dalle immagini dei primi giorni su tutti i canali televisivi, sui giornali. C'è chi pensa che qualcuno abbia girato la testa dall'altra parte, chi invece rifiuta l'etichetta di Ugento come paese omertoso. È un po' quello che succede dopo tutti i fatti di cronaca particolarmente eclatanti. Vista dalla poltrona del sindaco, perché lei è sindaco anche di Bitonto, questa situazione com'è? La questione ideale è quella, indipendentemente dalle telecamere, che la gente collabori e quindi che i cittadini segnalino immediatamente quello che hanno visto, quello che sanno. In questa tipologia di situazioni in cui i media si scatenano, subentra anche un altro tipo di percorso che confonde ulteriormente le indagini, cioè quello di voler apparire, e pur di apparire si dice qualcosa che magari non si sa o non si è approfondito neanche. Il concetto dell'omertà invece passa sempre in primo piano quando i reati avvengono sotto forma di organizzazione criminale in senso seriale. Quindi quando si sa che ci sono delle organizzazioni dietro a un determinato delitto e pertanto si conoscono i sistemi di quell'organizzazione. Allora a quel punto il cittadino valuta tra l'organizzazione criminale e l'organizzazione statale come sistema di protezione che gli possa garantire una sicurezza. E lì l'omertà purtroppo in Puglia in generale, ma in generale nelle regioni del Meridione, la fa un po' da padrona. Valutare il cittadino in base al coraggio della denuncia è un fatto anche superficiale, perché la denuncia prescinde dal coraggio. La denuncia è direttamente proporzionale alla fiducia che il cittadino nutre per le istituzioni. Ecco perché noi insistiamo sempre come associazione nel dare il buon esempio sotto il profilo anche del parlare dei fenomeni criminali, e quindi insistere anche sulle manifestazioni pubbliche, che spesso vengono liquidate come una passerella inutile. In realtà i cortei, le marce, le manifestazioni nei luoghi dove è avvenuto il reato per le organizzazioni criminali sono un segnale ben preciso che può sconfiggere l'omertà, perché quando i cittadini si riuniscono e ognuno sa quello che ha visto, si sentono più forti nel declamare la denuncia stessa. Grazie mille a Michele Abaticchio. Se non ci saranno nuovi elementi, il delitto di Giuseppe Basile purtroppo rimarrà un delitto irrisolto. La famiglia Colitti però si prepara a chiedere un risarcimento davvero molto grosso allo Stato, pensate 20 milioni di euro. È un errore giudiziario di quelli gravi,
per i quali noi sicuramente procederemo con un'ipotesi di responsabilità civile, perché non mi è mai capitato in 32 anni di attività professionale, processi di omicidio ne ho fatti e ne faccio tanti, di vedere tanto, ecco, tanto, come devo dire, tanta miopia nel valutare gli esiti delle indagini. Sinceramente sono delle omissioni che è giusto che vengano valutate sotto il profilo della responsabilità civile. Presenteremo sicuramente entro dicembre una richiesta di molti milioni di euro, perché la vita di queste due famiglie è stata completamente stravolta. L'assoluzione non restituisce nulla di tutto ciò che è stato levato a una famiglia nota per la sua onestà, per la sua rettitudine. I Colitti ad Ugento non si sono sentiti mai se non per il loro lavoro e per la loro onestà. Sono stati sbattuti come mostri in prima pagina, sono stati ovviamente, per potersi difendere adeguatamente con perizie scientifiche all'altezza della situazione, hanno dovuto vendere i pochi loro averi, e sinceramente tutto ciò non è giusto. Non solo i soldi, la famiglia Colitti chiede anche che venga fuori tutta la verità. La soluzione conta, però per noi se esce la verità è ancora meglio, perché c'è qualcuno ancora che ha dei dubbi, per noi è importante. Noi abbiamo sempre camminato con la testa alta, perché siamo innocenti, però se esce la verità è ancora meglio, è ancora uno schiaffo morale come sono andate le cose. Non ci rassegneremo finché non sarà fatta giustizia, perché ci sono documenti che sono stati letteralmente ignorati. Mi riferisco a lettere che i pregiudicati hanno scritto tra di loro mentre erano in carcere, mentre uno era in carcere e l'altro fuori, in cui parlavano bellamente di questo omicidio e si gloriavano del fatto che gli investigatori non stessero cavando un ragno dal buco rispetto a loro, ma che avevano posto le loro attenzioni su Colitti, e ridono scrivendo anche le risate. Contenti noi, contenti loro, contenti tutti, scrivono sulla lettera facendosi beffa degli investigatori. Veramente una cosa incredibile, io non ho visto mai un atteggiamento di questo genere. Però sono stati ritenuti inattendibili. Ma guardi, sono documenti, un documento non può essere ritenuto inattendibile in quanto tale. È stata anche quella una scelta pregiudiziale, una scelta dannosa per l'affermazione della verità, noi riteniamo. E per carità, e crediamo alla buona fede di tutti, però esistono anche delle negligenze che saranno rappresentate nella nostra richiesta di risarcimento per responsabilità civile.